Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno. Progetto culturale La Nostra Isola. Benvenuti nella Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Porto. Vivicentro TV. Lucia Annicelli. Bruno Mancini, Roberta Panizza, Antonio Mencarini, Luciano Somma, Katia Massaro, Nunzia Zambardi, Sasha Savastano, Enzo Boffelli, Lucia D'Ambra vi presentano l'antologia poetica Ischia, mare e poesia e vi augurano una piacevole serata. Buonasera a tutti. Allora, leggerò due cose, per un problema, di solito faccio le cose direttamente, però questa sera è l'ultima e ci tengo che tutti i messaggi che io intendo lanciare arrivino e che non vorrei dimenticare nulla. Per cui ritengo doveroso, diciamo, abbracciare un bilancio della collaborazione della Biblioteca Comunale Antoniana con il progetto culturale La Nostra Isola, alla luce di quello che è stato il movimento non soltanto di pubblico ma anche mediatico che ne è conseguito. L'andamento di ogni singola serata ha reso gli incontri senz'altro attraenti sotto il profilo della dinamicità proprio emozionale. Primo Light Motiv che ha spinto me e l'ente che rappresento ad accogliere in biblioteca questo nutrito gruppo di appassionati, non soltanto della poesia, ma anche delle più svariate forme di espressione. La biblioteca, come dico sovente, è la società dei non luoghi rifugio per tanti che nei social network trovano una propria fittizia identità, scelta delle insicurezze caratteriali, è sufficientemente ritoccata abitualmente da una chirurgia estetico-mediatica, allo scopo infatti non soltanto di offrire un servizio, ma un luogo. In questo senso l'Antoniana ha inteso aprirsi all'individuo più che al gruppo. In occasione delle festività, quando naturalmente ci si appropria del tempo, quasi come fosse un'entità ostile, è possibile intervenire perché diventi complice del nostro vivere. L'esperienza emozionale in questo senso diventa l'elan vitale di un processo di riappropriazione identitaria, dove l'individuo riesce a calcare le scene della propria storia personale e sociale da protagonista più che da comparsa. Lo screening sull'ambiente sociale, economico e culturale in cui opera l'Antoniana è un'attività in itinere della quale è protagonista la biblioteca e che ha ottenuto attraverso la sinergica collaborazione con il progetto culturale La Nostra Isola, in queste serate dedicate alla presentazione dell'antologia poetica, una fortissima accelerata. Attraverso l'eterogeneità generazionale dell'uditorio e il grado di attenzione individuato e il grado di attenzione che quest'ultimo ha riservato alle svariate forme d'espressione, l'ente ha individuato una categoria socialmente impegnata in questo senso. Ha potuto altresì accertare le esigenze che la platea in questione ha sollevato, sia in forma esplicita, mediante istanze formalizzate in maniera verbale, sia in forma implicita, sibillinamente svelate attraverso le molteplici forme di espressione, appunto. L'uscita dall'anonimato e soprattutto per il perseguimento di una forma di aggregazione edificante sotto il profilo personale e sociale ha pervaso tutti gli incontri e ha determinato una precisa presa di coscienza di quanto l'individuo intenda riappropriarsi da protagonista del proprio spazio fisico nel mondo reale e fattivo in quello multimediale. La manifestazione di se stessi mediante il dominio delle immagini e della parola, coniugata alla volontà di condividere, ha raggiunto nelle serate all'Antoniana un eccellente palcoscenico all'ombra della grande poetessa del Cinquecento alle mie spalle. Alla luce di quella doverosa visibilità più volte denunciata in queste sere, ritengo necessario puntualizzare
quanto il lungo e faticoso percorso del progetto culturale La Nostra Isola abbia raggiunto in questa serie di incontri non soltanto la dovuta risonanza mediatica, ma attraverso il luogo e la sua autorevolezza abbia anche ricevuto un adeguato riconoscimento sociale. Come solitamente accade per tutti i processi culturali, è la costanza e la passione con la quale vengono perseguiti, coniugata alla qualità degli stessi, a determinare la dovuta penetrazione nel tessuto sociale sul quale insistono. Ritengo pertanto che con la presentazione della propria antologia poetica nei locali della Biblioteca Comunale Antoniana, il progetto culturale La Nostra Isola abbia onorato la fitta trama di questo tessuto sociale, insinuandosi. Tuttavia, a nome dell'ente che rappresento, rivolgo agli organizzatori del progetto La Nostra Isola un sincero ringraziamento, perché viceversa ha consentito a noi tutti di poter passare attraverso il velo di maglia di un sociale apparentemente stabile sotto il profilo del comune sentire. Ognuno in questi incontri ha potuto fruire, in prima persona e da protagonista, degli stimoli che la dinamicità di queste serate hanno saputo generare alla luce delle più personalistiche spinte emozionali. Il sapersi sentire tra il caos della vita è un'esperienza che avrà senz'altro un suo seguito, anche attraverso il coinvolgimento delle molteplici realtà associative che caratterizzano il nostro territorio e che invito ufficialmente a seguire, l'esempio del gruppo di Bruno Mancini e Roberta Panizza, che tuttavia troveranno, quando lo desiderano, da parte mia e dell'ente che rappresento, un posto da protagonisti in biblioteca. Ringrazio dunque tutti coloro che hanno preferito domare il proprio tempo, trascorrendo in queste serate alcune ore con noi in biblioteca, perché in realtà attraverso questa scelta hanno privilegiato se stessi. La realizzazione di questo obiettivo rappresenta dunque la strena natalizia che l'Antoniana, coadiuvata dal gruppo La Nostra Isola, ha voluto porgere ai propri utenti reali e potenziali. Ringrazio intanto chiaramente tutti voi che stasera siete qui con me, con gli amici del progetto culturale La Nostra Isola, così come tutti quanti hanno partecipato a questi incontri in occasione dei precedenti appuntamenti. E vi auguro comunque una buona serata. Grazie di essere così anche oggi in questo l'ultimo appuntamento dell'antologia poetica Ischia Mare Poesia. Vado a trasmettervi i saluti di due pionieri, di due persone molto importanti per noi, che sono Luciano Somma e Mario Mollo, che è il patron di Vivicentro. Ricordiamo Vivicentro è appunto il sito che ci permette la trasmissione in diretta di tutti i nostri incontri via web, quindi in questo momento vi siete in televisione, si può dire, fate ciao la manina al vado a trasmettere il saluto di Luciano Somma. Sarei stato felicissimo per questa occasione di tornare a Ischia, ma improrogabili altri impegni me l'hanno impedito. Un plauso a quest'ottimo progetto La Nuova Isola del gruppo Progetto Culturale ideato dall'amico Bruno Mancini in occasione dell'uscita dell'antologia Un'isola di nell'albergo Miramare e Castello di Ischia. Un caro saluto a tutti, affettuosamente, Luciano Somma. Questo era Luciano Somma, adesso Mario Collo di Vicentro Mutoni. Carissimi amici, a chiusura della rassegna di antologia poetica Ischia Mare e Poesia, appartenente al progetto La Nostra Isola e tenutosi presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Porto, diretta dalla dottoressa Lucia Anicelli, la redazione di Vivicentro Network è lieta di porgere ringraziamenti per aver avuto l'opportunità di inserire nel proprio palinsesto video la trasmissione delle prestigiose serate dedicate alla poesia. In modo particolare intendiamo ringraziare gli amici e collaboratori Bruno Mancini e Roberta Panizza, rispettivamente ideatore e direttrice artistica del progetto La Nostra Isola, nonché Luciano Somma, poeta e scrittore napoletano e direttore artistico del nostro network. Concludiamo augurando a tutti un anno ricco di successi, con la speranza che tali progetti, occasioni di incontri culturali e sociali, possano continuare ad essere realizzati grazie al contributo di coloro che fanno della cultura un elemento fondamentale della loro quotidianità. Questi erano i saluti di Mario Mollo e Luciano Somma, e adesso occupiamoci di questo che è il nostro incontro di stasera, quindi oltre ad accodarci ai ringraziamenti
per ciò che concerne la Lettrice Anicelli, per ciò che concerne voi, la stampa, rappresentata dal Corriere dell'Isola e dal Golfo, che hanno seguito la nostra iniziativa e hanno dato ampio spazio a tutte le cose che abbiamo costruito. E siamo qui, è l'ultima volta che ci vediamo almeno per questa tornata, speriamo di costruire qualcosa di bello anche in futuro. La serata procederà seguendo lo schema solito, sarà divisa in due parti. La prima sarà dedicata interamente alla presentazione dei due autori, posso dire i due autori principali del nostro progetto, che sono Bruno Mancini, qui presente, e la nostra direttrice artistica Rosetta Panizza. A termine della lettura delle liriche, che saranno... La lettura sarà a cura di una nostra nuova amica, Lucia D'Andra. Termine della lettura, ci sarà di nuovo il nostro carissimo Enzo Borfelli a intrattenerci con la sua arte. E avremo anche modo di visionare i video di Antonio Mencarini, cosa che già accaduta ieri, chi c'era può testimoniare di quanto sia stato emozionante questo tipo di esperienza. Nella seconda parte leggeremo invece delle poesie di autori già facenti parte del progetto La Nostra Isola, tratte però da antologie precedenti, oltre chiaramente alle ultime liriche di Roberta Panizza e Bruno Mancini, e quindi concluderemo la serata. Ci sarebbero tante cose da dire in realtà per questo ultimo appuntamento, anche se la parola ultimo non mi piace particolarmente. Abbiamo avuto modo di presentarvi tante novità, tante iniziative che ci hanno visto protagonisti, a partire dall'amicizia con un rilevante numero di personalità straniere. Il primo passo verso la realizzazione di antologie poetiche plurilingue con annesse traduzioni delle opere dei nostri stessi artisti in altre lingue, dunque, alla creazione di format radiofonici e televisivi in grado di veicolare la nostra contenutistica verso un pubblico potenzialmente sconfinato, dalla comparsa dei nostri lavori su cataloghi di colossi internazionali come Google Books e Amazon.com alla rete di una, alla nascita di una rete nazionale di autori e personalità facente parte del nostro progetto e più spesso del nostro obiettivo. Come detto, di idee ne abbiamo tante, di iniziative, insomma, in questo non ci manca nulla, abbiamo anche tanta voglia di fare, ma siamo stati costretti a registrare, come da me già affermato in più di un'occasione, una certa latitanza da parte di quelle istituzioni che dovrebbero invece incoraggiare la crescita di un progetto culturale. Dopo quasi un lustro ininterrotto di attività, nessuno dei rappresentanti della classe politica isolana, o di quelli imprenditoriali, insomma, non è quello, ha mai speso una parola, ha mai voluto inviarci un messaggio, un cenno di assenso di qualsiasi tipo verso il lavoro che siamo andati a fare. Per fare un esempio, la nostra Roberta Panizza, che è trentina, è stata subito cooptata nella commissione cultura del proprio comune, in considerazione anche del fantastico lavoro che ha svolto con noi come direttrice artistica del progetto La Nostra Isola. Insomma, è curioso notare come certe differenze sociali tra nord e sud poi si vanno a palesare anche nel piccolo, anche da questo genere di particolari. Noi nella nostra lista siamo ancora ignorati, o tutt'al più considerati come una particolarità, una curiosità, qualcosa insomma di poco importante. E l'unico patrocinio ufficiale che abbiamo mai ricevuto in tutti questi anni da parte di un comune è stato quello del comune di Venarotta. Sapete dov'è Venarotta? Nemmeno io. E solo perché abbiamo inserito nell'antologia Fabio Salvi, che oltre ad essere uno stimato poeta e anche assessore di proprio di quel comune. A questo proposito vorrei operare una distinzione. Se doveste per modo, e spero che lo abbiate, di rivedere gli incontri precedenti, potete prendere nota delle assenze, delle presenze, delle assenze eccellenti. E vogliamo rivolgere un applauso a questo silenzio totale con il quale tutte le istituzioni politiche e sociali dell'isola hanno accompagnato questi anni di emancipazione del progetto La Nostra Isola. Questi anni di antologie poetiche e di eventi culturali che hanno portato il nome Ischia ben oltre le scogliere sommesse che ormai ci circondano. Possiamo applaudire alla loro assenza perché abbiamo avuto la fortuna, attenzione, la fortuna di registrare lo stesso identico preciso e totale disinteressamento da parte di tutte le 6 amministrazioni locali, composte da sindaci, consigli di ogni colore, di ogni parte politica, quindi guai se si fosse levata la voce fuori dal collo di questo silenzio generale. Avreste potuto sospettare, visto un po' questo video critico che abbiamo avuto, la nostra appartenenza ad una parte provente o ad un lato in particolare? Vogliamo ripetere per ribadirlo, per nostra fortuna siamo stati lontani ed equidistanti sempre da tutto e da tutti. Oggi noi, Bruno Mancini, Roberta Panizza, Sasha Salastano e tutto il gruppo dei pionieri possiamo affermare con giusta ragione
che l'assenteismo delle forze, o se preferite debolezze politiche, tutte, vogliamo ripetere, ha dimostrato che sull'isola di Ischia, anche senza ricordare Ibsen, Pasolini, Morale, Boccaccio, si può fare cultura, con la C maiuscola, e non ci azzardiamo a dire contro, ma abbiamo la presunzione di dire senza l'aiuto di nessuno. Senza i loro condizionamenti elettorali, senza le pretestuose censure, senza gli anacronistici egoismi. Enzo Boffelli potrebbe aggiungere ormai il nostro quinquennale progetto culturale della nostra isola tra le inesistenze, poi più tardi ne parlerà lui, tra le tante esistenze dell'isola di Ischia. Nonostante tutto noi ci crediamo, continuiamo a crederci, se siamo qua è perché c'è una grande forza, un grande entusiasmo che ci sostiene. Beh, penso di avervi rubato anche troppo tempo, buon divertimento e arrivederci alla prossima volta. La nostra serata inizia con il fondatore del progetto La mia isola, Bruno Mancini, con la lettura delle sue poesie da parte di Lucia D'Ambra. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Bruno Mancini è nato a Napoli nel 1943 e risiede a Ischia dall'età di 3 anni. Oltre ad essere ideatore del progetto La nostra isola, che già tante soddisfazioni ha dato alla cultura ischitana e non solo, è anche narratore e poeta, autore di una serie già ben nutrita di pubblicazioni. A lui piace dire che l'origine della sua ispirazione si è concretizzata nell'incontro tra i suoi sensi acerbi e le secolari tentazioni dell'isola di Ischia, dove le leggi della natura sembravano fluire ancora difese da valori di primitive protezioni. Il sospiro poetico di Bruno Mancini è il tempo che, pur non mostrandosi con battiti d'ali improvvisi, si incunea nella sua vita come un turbine entro il quale la sua anima si trova a fissare volti indefiniti, in antitesi ed in lotta contro gli ignoti mausolei. E intanto, in assoluta autonomia, sentimenti irrefrenabili proseguono nella loro essenza, precisi e chiari, attenti a riempire ogni minimo attimo, quasi fossero regolati da un orologio svizzero. Chi ha letto i suoi versi ha trovato in essi un senso di eco lontano che riverbera le parole enfatizzando i concetti. Eppure, a volte lirismo crepuscolare, intriso di soffusa malinconia, di struggente tristezza, è anche un tipo di poesia cruda che percuote e carezza, giovane e antica. Un autore, quindi, che più si legge, più viene voglia di leggere. La parola a Carmela D'Ambra. Ancora hai voglia di scendere di sé, come se io fossi lampada pendente, al soffio mobile. La luce è buio, io. Fossi senza penombre, io fossi, sia. Sono radice e foglia, il male è bene, passato io sia. Sono radice e pugni, sorrisi e inganni, testato io. Sono la culla delle tue incertezze, il dondolo delle tue dolcezze. Dica un po'. Enorme scoglio brullo, come le scosse ruvide di anguria tropicali, anch'esse aggrumate e sbuffate di macchie di ghepardi. Di capi un po'. Zaino, seta fardello. Dagli aculei stemmi americani, tesi tra bordi sfilacciati fruscianti, un'unghia sotto le nuche rasate. Di capi un po'. Telo di intrecci esotici, per gli occhi degli sciogli giapponesi, ombreggiati dal sole levante, filato sulle falde dei berretti. Di capi un po'. Progenie umana dell'isola di tutti, contemplo insieme alla sposa di sempre il dolce silenzio dei nostri sogni.
sono già colmo di balzani presagi. Ora che il timpano auricolare destro assorbe a malapena il caos di motori arrugginiti, la feccia di pagliacci umani, la polvere del nulla. Schierando eventi di memorie, gli stelli a forma di scacchiera, il padiglione sinistro, sinistro reticola notizie drogate. Sarà la prima volta che prima volta, l'ultima. Ho tempo ancora per ricomporre il mosaico dal centro al nulla, zigrinando in fuochi a spirale, spirale verso infiniti agganci alla follia, nel mi bemolle minore per un bel sogno che non dura sempre. Sono talmente bella che mi emoziono. Scusate. Nel manto misero che scioglie i tuoi silenzi, sordi affanni della mente, io vado, dileggio il fato e il nulla, e sosto sugli appigli del pudore. Avviso in te un nuoto, a tromba d'aria, risucchio turbinoso di apparenze terrene, mentre tu trami un ritornello, cicala, ti voglio. Ancora più si spandono, tra gli incassi attanagliati, nessuno sa fermarli. Contorti frammenti di un dissennato puzzle dei sentimenti. Ma il centro è immobile. Facciamo ancora un applauso alla voce di Lucia Lambra, che ha valore aggiunto senz'altro la giacella di Bruno Mancini. Vi vado ora a parlare di Roberta Panizza. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri Roberta Panizza, che è la direttrice artistica del nostro progetto, che insieme a Bruno costituisce un po' la memoria storica e l'anima di tutto quello che andiamo a fare. Roberta ha cominciato a mettere ordine in appunti che conservava disordinati in qualche cassetto e a scrivere qualcosa di nuovo intorno al 2000. Da allora è nato in lei, da sempre amato la lettura, soprattutto per ciò che ci concerne la narrativa, un vero e proprio amore per la poesia. Un amore che negli anni seguenti ha celebrato pubblicando con l'autore Aletti di Roma una raccolta di poesia dal titolo Di mille porte. Ed intorno al 2004 ha creato un sito di scrittura, Poesie dintorni, che è possibile reperire ancora all'indirizzo www.poesiedintorni.it. È stata anche giurata in un paio di premi di poesia, uno organizzato in Sardegna e l'altro nella sua regione, e in particolare nella sua valle, che si chiama Valvisole. Da qualche anno collabora come direttrice artistica al progetto di diffusione della poesia ideato da Bruno Mancini ed in questo periodo ha scoperto che occuparsi della poesia e degli altri gli piace quasi quanto occuparsi della sua. Ha una laurea di tipo scientifico ed insegnante, occuparsi di progetti artistici la realizza perché crede che ognuno di noi non sia completo, che ognuno di noi sia completo solo se esprime tutti gli aspetti della propria personalità, sia quelli razionali che quelli creativi ed artistici. Attualmente fa parte della Commissione Cultura del Comune dove risiede, come da me anticipato poco fa, Vermiglio, in provincia di Trento. Signore e signori, Lucia Lambra legge Roberta Panizza. Attesa ed incantesimi. Sorgono soli nell'infinito non equilibrio di queste rette curve d'attesa che in tondo gira. Non vedo più le albe d'astri, monotoni nel cerchio che solo con raggi desiderio sanno sfiorare i fianchi all'universo. Dormite pure, fate cattive, all'ombra dei vostri incantesimi di gelo. I destini che fissate in quest'isola del sogno vi schiacceranno l'indifferenza quando anche voi piangerete. Se valesse l'immobilità totale, la speranza circospetta, io lo stesi nell'eco di un pensiero che si ripete ancora, tesserei scaglie di gelo, da appendere i cardini del tempo,
Siederei angoli disabitati e nella deserta attesa mi parlerei di te, fino ai contorni della regione, fino ai confini della regione. Il resto sono dettagli. San Lorenzo. Desiderio spasso senza Dio si infrangono in pulliscoli di sogni, dentro atmosfere incandescenti di dolore. Pare un nuovo cielo questo caparbio sondare cristalline orme di speranza. Ma dopo la cavalcante scia, di lontananze s'adombra lo sguardo. Lettera mia. Lettera al figlio. Ti incontro sui profili d'oro del sogno, estate di luce, e gli occhi riempi e il cuore che solo per te sgrana rintocchi di cielo e parole, ma rosella in domande la stasi del suono, orrido abisso di inascoltati dolori. La spiccata di giorni a venire, la strada svanisce tra specchi e orizzonti, e tu, sempre laggiù, nell'attesa del mio passo, certezza del cammino che la terra dimora, e salta dal cielo muto ad azzurro, nuvole del mio sudore, tributo a te, che nel labirinto del caso mi cerchi e non sali. E ti dirò di quando sempre l'universo immolava orbite su orbite agli dèi, vibrando solo un poco, in fondo, di tacita tristezza, e io ribelle mi negavo all'indice del divenire, teso nello spasimo di antiche leggi e lo sceno sulle sponde del possibile a cui mi incatenava. Ti dirò dunque, ma ora, per elogio strana, dono fili di luna alla tela del tempo, e nel giorno immoto dedicamo sorrisi coi raggi di sole che mi racconta del tuo volto. Video curate da Antonio Mencarini, di cui vi leggo una presentazione. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Antonio Mencarini è nato a Napoli, dove ha vissuto tra Napoli, Roma e Monza, dove attualmente risiede. È stato il dirigente di una delle più importanti società di distribuzione italiana e questo lo ha portato per lunghi anni in varie parti del mondo. Parla correntemente inglese, spagnolo, romanesco e napoletano. È stato ospite in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive, quale conoscitore di usi, costumi, arte e letteratura dei luoghi da lui frequentati. Ha curato per circa 2 anni ai microfoni di Radio Capri la trasmissione Caffè di Notte. Dopo una lunga pausa di lavoro ha ripreso l'attività artistica in campo teatrale. Ha allestito il sito www.madrenapoli.com, nel quale si parla di Napoli e della napoletanità. Ha collaborato con il poeta musicista Luciano Somma alla realizzazione di alcuni CD che hanno ottenuto notevole successo di critica e di pubblico. Si occupa attivamente di volontariato per l'Unione Italiana Ciechi e per l'Associazione Cardiopatici Versilia. Recentemente ha pubblicato il libro Una storia di cuore. Attualmente collabora principalmente come voce recitante, ma anche come traduttore di versi e produttore di video di poesie al progetto La nostra isola. Vi presenteremo le poesie di Bruno Mancini. La poesia di Bruno Mancini è Sento bestemmiare il cielo. La poesia di Roberta, le due poesie di Roberta Panizza, Cercando la rosa e Siete l'estate, e la terza, l'ultima di Bruno Mancini, Brulichio di tante palline. Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Bruno Mancini, dalla raccolta di poesie Davanti al tempo. E sento bestemmiare il cielo.
e sento l'aria pungermi la carne e sento quel malvagio gallo in vicinanza di morte di Cristo ricordarmi il tradimento. E suona ancora la mia campana e sono ancora sulla mia pelle viva le sinfonie di quei silenzi d'alba, ma ora mi riporta il primo sole la sola angoscia di sentirmi osso. Roberta Panizza, cercando la rosa. Tracciano scomposti sentieri pensieri di sabbia. Il vento accarezza oasi di pietra sotto amori stellati. È così grande la notte. E intanto, lontane, conducono fiori al riparo lente carovane. Roberta Panizza, sete d'estate. Nell'aria immobile di lenta attesa balena, luccicando, un sogno. Risali ancora la mia china, lenta cuspide ombrosa di arcobaleni accartocciati. Lascia che oggi piovano scomposti i desideri. Saprò bere i temporali dell'estate. Dalla raccolta di poesie agli angoli degli occhi, brulichio di tante palline. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra. Come fai a parlarmi? Quel fiore che vive una notte per ogni 100 anni, come fai a parlarmi? Ricordarmi qualcosa a quest'ora, a quest'ora. La pelle ubriacata come se io stessi ancora ad ungerla di gin nell'ombelico vuoto, piccola coppa. E a grande mano stendessi al seno, al collo. Girati, tutta la schiena è natica, piuma. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come fai a parlarmi? Quella tua lunga verginità presa in 2 ore su un letto di tovaglie. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra. La lettura da parte
parte di Lucia D'Ambra proseguirà con due poesie di Sasha Savastano. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri. E accanto a me, e su Sasha veramente ci sarebbe da spendere non poche parole, insomma, una persona che io ho avuto modo di contattare meglio in questa serie di incontri, perché ecco, ci sono delle persone che fanno da spina dorsale, no, di alcune situazioni, e in occasione dell'incontro a Miramare in Castello vedevo alloggiare l'ombra di questa persona, che in effetti poi ho scoperto essere, insomma, una persona assolutamente fattiva, a mio avviso va menzionata assolutamente tra accanto al mio nome del progetto La Nostra Isola, assolutamente. Io direi Roberta Panizza, Bruno Mancini e Sasha Savastano, sicuramente il trio che rappresenta veramente la spina dorsale di questo progetto. Le due parole che devo dire sinceramente non dicono veramente poco, perché non sono sufficienti per poter descrivere, insomma, la poliedricità di questo ragazzo che appunto timidamente si è accostato alla conduzione per la prima volta e vi dico mi ha lasciato un po' stupita, appunto per la capacità di saper gestire una sera, insomma, così, nello specifico più sere. Originario di Napoli, si è laureato in scienze della comunicazione, tra i suoi molteplici interessi c'è quello per la poesia. In questa occasione Lucia D'Ambra leggerà le due poesie Canto irreale dell'ultimo corvo e Lascia ricadere infine la mano. Lasciamo la parola alla poesia che descrive al meglio anche Sasha in quest'altra attività. Canto irreale dell'ultimo corvo. Dal cimitero prega ancora la mia stella blasfema. I sospiri e le urla di un buio rilucente ascolta le campane e la nebbia. Il cielo è un bordello che trasuda marciume e da lì cadono le stelle, a migliaia. Il dio e il suo mondo come una culla nel fango e gli angeli corrotti in un giorno di pioggia. Il disastro del fato continua. Al suono dell'ultima nota che nasce e muore, come risata da un circo surreale e lacrime di antichissimi pianti. È la fine del viaggio, vecchio amico, ultima fermata dell'espresso del dolore. È solo il canto lontano di ciò che forse è vita, è solo la lacrima accecante di una stella che cade. Lasciasti cadere infine la mano, varcasti la soglia, la porta del tempo. Dopo attimi e secoli di quieto soffrire, la soglia del tempo, la porta da varcare. Sorridi, finalmente. Soprattutto signore con cappello vicino alla sua sinistra. Roberta Panizza non c'è purtroppo perché è in Trentino. Forse è venuta le altre volte, avrebbe incontrato molti più autoturisti, però ricordo la prossima volta. Questa volta sarà puntuale, non credo. Dunque, adesso continuiamo, siamo giunti alla fine della prima parte. E ho il piacere di lasciare la parola ad una persona che abbiamo avuto modo di conoscere bene. Corso di questi incontri, una persona di grande carattere e di grandissimo talento che possiamo adesso chiamare amico ed alleato in questa battaglia che facciamo per restituire Ischia alla cultura, una cultura che a Ischia non può crescere, una cultura che viene quasi osteggiata dagli
di noi, come l'abbiamo già detto prima, e sicuramente un artista come Enzo Boffetti potrà esplicitarvi questo problema molto meglio di noi. Enzo Boffetti! Buonasera! Voglio ringraziare l'amico Sasha e l'amico Bruno che mi danno la possibilità di stare qui questa sera per rappresentare quello che è un'attività che io svolgo in questo momento. Questo è un pezzo che io presento in uno spettacolo che si chiama Violenzo, che è uno spettacolo che andrà in scena a Ischia Cultural Festival il prossimo mese di febbraio. E quindi poi faccio, diciamo, la canna. Ringrazio con l'amico Sasha Savastano, l'amico Bruno Mancini che ci dà la possibilità di stare qua questa sera con questa petizione, che è una petizione contro l'indulto, perché bisogna dire basta a queste ingiustizie. Cacciano i pochi ministri. Non è possibile che la bella buona un ministro si scelga la mattina e mi scuola tutto quanto mi esalisce. Voi mi dovete scusare se io non parlo bene in italiano, ma non è come andare a scuola. Non è come andare a scuola perché io sono l'asfalto. E l'asfalto lo sa. Scuole gips, scuole cemento, scuole cemento armato, fate lavorare tutto. Poi, a letta la fortuna di essere poi ciò e che dovevo fare? Senza raccomandazione e senza concorso. Ma chiamate un po' ciò e mi trovai altro. E che la fa? A Poggio Reale, il carcere più affollato d'Europa. Che come smetti di operare, subito vi rendete conto dell'organizzazione. Una riga su di piestare, nato su video pantaloni, e sigaretta, cinta, quelli non ti fanno fare niente a te. E all'ultimo a tutto, te regalano pure un servizio fotografico. Ma voi l'organizzazione sanitaria. Signore, voi che cosa dovete fare per avere una piscina? E poi vuol dire. Ad abbigliare, ad mettere la maglia e avere un dottore. Poi il dottore ci chiama con i cicli, uno ricade la ricetta e andava alla farmacia. A farmacia con gli altri c, un mattino andavo a rindare e trovato lì c'è che non stava cercando. Ho pigliato la lavoro da medicina, perché sennò era da buono che ci vivi, hai detto la lavoro da tutto. Appoggiogliamo? No. Appoggiogliamo se ne vuoi e fare la domandina al dottore. Caro dottore, anzi, caro mio, perché sono amico dottore la luce. Io la notte non riesco a dormire tanto bene. Mandatemi qua con sorella a Europa. Scido tutto. Arrivavo a popo, terapia e tabucco. Vado a fare un gelato. Io, che cosa mi occorre ancora fare un gelato? E muore la mia. 8 mesi, 8 mesi. E 800 euro. Appoggiare la 1 mia. Bene, 8 minuti, ti fu tagliando la capo bene e ti fa pure la confidenza tutta la fine. Ma questo non è niente. Da quando si era fatto l'appendicite? Per 3 mesi io mandavo a casa, io mandavo là. Chi voleva il soldo, chi voleva una statua, chi voleva un pulito di droga, mi cerchi di fermare tutto. Ma fa una cosa, piglia le scelte. Scinna via vasci, accanto alla stecca e fuoco, c'ha il trito da solo a papà e c'ha di carabinieri. Ed è la cosa che faccio. Io ve lo prometto, entro i 5 giorni che un giudice ho chiamato, ora aperto, ora è dalla 15 e c'ha la terra di andare a bocca a cena. Quando io esco, mi ha mirato a bocca a cena, sa che si doppa la colonnetta, vicino alla fotografia, ma la dove? È tutto a posto. Tutto a posto, è buttato via scena. Ma ancora la sera, potrà venire. Ma poi ci sta la socialità. Poggio Reale è stato creato per socializzare. Infatti nessun carcere al mondo riesce detenuto, stanno chiuse da 10 metri quadrati, 25 ore al giorno, coppa 24. Ma questo perché? Perché così si impara a socializzare. A me per esempio, così è successo. Io tenevo un brutto difetto. Non sapeva tutto loro. Come era aspettato i 3 minuti, facevo succedere la guerra. Poi la faccio parte. Io sapevo che per andare in bagno la mattina era il quarto e dovevo aspettare 20-25 minuti. Poi era andato andare a mostra, aspettavo troppo bene. Tanto è vero, appena mi c'è uscita la prima mattina a casa, non riusciva a dire un bagno, c'è pure il moglie, ma non stai facendo.
Sto aspettando tutto mio al prima ciambalà! Dopo quando ti fa la barba, la sera. Ma la barba là è un pigmento, la barba tua che si chiama proprio dopo qualità. La trova, Santo Stefano, ah va! Ma perché c'è stata proprio la competizione all'interno della cella, chi smette più chi si fa la barba? Sì, tutto su la matita, no? E tutto quanto è schierato, un giudice, un annessito, un pronome, tutto preciso. E tutto che si fa la barba. Ma era una barba sotto rispettatore, cioè non era una barba normale. E tu quindi si chiama Gianni del Zavuto. Indolanza, l'indirizzo, con calma, dopo la prima luce. Tanto che firma quando è uscito Babbo Natale là sotto. E poi mi chiama. Chiaro piano sempre. Tu ti butti, ci sono dopo la rete. Sa! Anquilato! Ma quando sono fatti i 12 al massimo, tu devi fare una mezza barba. Poi tu finisci, la decidi tutti i figli. E che la mezza barba te la dire palleggiato buon pomeriggio e per il giorno successivo sei a casa. Ecco qua, è proprio per questi motivi che mi siamo venuti qua. Perché noi dobbiamo raccogliere le vostre figlie, amma fa questa petizione e dobbiamo andare da tutti. E c'è una lista mista. Ma voi vi stiate provando, tu parti in tutto, niente. Ma che volete fare? A noi ci volete buttare fuori, e voi ci volete buttare, se hai il vostro lusso. No, no, voi facete il bravo e rimanete allo Stato, che in galera, modestamente, c'è stato luce. Grazie, mi hanno dato la possibilità, ecco a noi e ad altri amici che in questa serata ci siamo esibiti qui alla Biblioteca Antoniani, appunto per dare la nostra collaborazione fattiva a questo progetto che a me sembra un progetto abbastanza importante, abbastanza rilevante, anche perché porta il nome della nostra isola molto in alto, soprattutto a livello mediatico, ha dato un risalto importante. E quelle che sono le cose che danno un risalto mediatico a noi veramente ci tornano comodo, anche per quanto riguarda l'attività che la maggior parte delle persone su quest'isola svolgono, che è l'attività legata a flussi turistici, a persone che devono visitare quest'isola. E quindi ecco, il sapere che ci sono associazioni, ci sono persone che si occupano di poesie, ci sono progetti importanti che tendono ecco, a fare unità, ad unire i poeti, ad unire le persone, ad unire i gruppi, ad unire le culture, ad unire vari stili di arte, il teatro, la pittura, la musica e tanto quello che può essere la scultura. Queste cose sono cose importanti, sono cose che andrebbero veramente spinte, veramente capocciate, se chiaramente noi venissimo amministrati da persone che, diciamo, darebbero alla cultura l'importanza che riveste all'interno della società. Però, chiaramente noi ci troviamo ad operare in un posto come Ischia, dove 65.000 residenti sono costretti addirittura a non avere un teatro, si possa immaginare quale poco impatto possono avere queste bellissime iniziative che persone con tanto volontà, con tanto amore, con tanto affetto portano avanti, spingono la dottoressa Cianicelli, Sasha, lui, ma tutti quanti. Per questo è un bel progetto, una cosa veramente bella, cioè quando mi è stato spiegato, io sono rimasto affascinato, che un'idea meravigliosa, cioè quella di unire le persone, unire i poeti, cioè, ecco, leggere persone, leggere poeti tutti quanti insieme, poeti diversi, però rimangono fine a se stessi, se veramente noi, quanti nel nostro piccolo non facciamo quel piccolo passo verso quello che è la cultura, c'è quello di appoggiare, c'è quello di spiegare, c'è quello di cercare quanto è più possibile di far inculcare ai nostri concittadini, soprattutto ai nostri amministratori, che noi a Ischia non siamo cittadini di serie B, noi abbiamo bisogno di strutture, abbiamo bisogno di posti dove si possa sviluppare la cultura come si sviluppa in tutti gli altri posti d'Italia se non nel mondo. Quindi a cominciare da una sala teatrale degna ad andare avanti, queste cose che ci mancano ci spettano di diritto. Buonasera. Ringraziamo Enzo Boffagli per tutte le serate diciamo ha portato avanti la sua crociata per il teatro e che soprattutto ci consente di effettuare una riflessione. È cultura, la cultura è espressione di un luogo e
quindi la biblioteca è poter raggiungere tutti coloro che attraverso diverse forme di espressione vogliano appunto produrla. E, insomma, domani i nostri figli e i nostri nipoti probabilmente riconosceranno le pioniere del progetto La Nostra Isola, che intende unire poeti di tutta Italia, diciamo, in un progetto comune, e anche esteri, perché ci sono partecipazioni estere. Ancora, diciamo, tengono, come diceva Enzo, a riunire diverse forme di espressione. Sono progetti e sono individui, persone, che in qualche modo domani, forse oggi è complesso riuscire a muovere i flussi culturali, ma da quel lento lavoro sono certa che domani ne trarrà beneficio chi appunto potrà riconoscere in quei flussi la cultura che ha prodotto un territorio in quel determinato periodo. E mi sembra che la biblioteca debba in qualche modo fare la cassa di risonanza di questi, insomma, dei movimenti culturali proprio che nascono da un territorio, ecco, al di là del fatto che appunto debba introdurre alla lettura, o piuttosto che altre attività, o comunque che debba approfondirne per i propri studenti. Sono certa che debba anche proprio registrare, e quindi in questo senso la biblioteca vuole registrare un movimento che da diverso tempo si esprime e porta il nome della nostra isola fuori attraverso diversi media. E la biblioteca li raccoglie tutti, e quindi è opportuno che appunto descriva anche questo movimento. In realtà però peculiarità del progetto culturale della nostra isola è proprio quella di riunire diverse forme di espressione. Tra le forme di espressione, la biblioteca ha ospitato le foto di Katia Massaro, un'opera di Nunzia Zambardi, artisti dell'immagine che partecipano al progetto culturale della nostra isola sono Fiorentina Petroni, sono Antonio Mentarini con i suoi video. Questa sera abbiamo l'opportunità di poter conoscere dalla viva voce, se hanno il piacere di raccontarcelo, appunto come nasce l'ispirazione anche per la realizzazione di opere d'arte. Quindi qui abbiamo, come dicevo, questa sera abbiamo la fortuna di avere la pittrice Nunzia Zambardi e Clementina Petroni. Se avete il piacere di voler spendere due parole, ecco, per quella che è l'ultima sera, a noi farebbe piacere saluto. Mi piace che sia l'ultima sera, perché è stato così piacevole trascorrere queste serate veramente in compagnia di tanti amici, di tanti artisti, che dire l'ultima, come hai detto, è brutto, non bisogna dire. Innanzitutto è doveroso, io personalmente devo ringraziare la professoressa Lucia Angeli, perché si è prodigata veramente con tutto il cuore a questo progetto. E non solo ha ospitato noi, ma poi ha ospitato anche il mio quadro, che sta lì, che è stato un muto osservatore di tutta la situazione, saggio, chissà che cosa vuol dire lui. Comunque, io sono pittrice, ma mi sento anche un po' poetessa, perché la pittura e la poesia stanno insieme. E nei miei quadri, che sono policromatici, polimaterici, astratti, diciamo informali, che non significa senza forma, ma significa senza formalità. E informale è un segno che poi piano piano prende forma. E quindi nei miei quadri c'è la materia, ci sono io, c'è la poesia, c'è anche la ricchezza che mi danno gli amici in questo progetto, perché il progetto di Bruno Mancini e di Roberta Davizza, io era qualche anno che seguo questo progetto, è un progetto che si è creato e si sta realizzando piano piano, sta diventando consistente, perché le cose che si fanno e si realizzano subito, arrivano subito all'apice e finiscono come bolle di sapore. Invece questo è un progetto che diventa giorno per giorno concreto,
vivo e abbraccia tante personalità, tanti personaggi veramente importanti. Io ho avuto modo di conoscere Roberta Ravizza, che vive nel Trentino, Bruno Mancini è dell'Isola, quindi ci conosciamo più da vicino, ma ho conosciuto Liguoro, ho conosciuto attraverso le sue poesie Riga la Pisca, Nunzia Binetti, il signore Sace Salastano, Clementina, ma non vorrei mancare dei nomi perché sono talmente tanti, Barbara Lo Fermo, non posso fare una lista, sono tantissimi, siamo una famiglia che ci vogliamo bene, ognuno con il suo pensiero. C'è chi ha la sua poesia folle, chi ce l'ha ragionata, chi ce l'ha semplice, chi ce l'ha cattolica, però sono tutte espressioni e noi dobbiamo mantenere vive queste espressioni senza fare distinzioni, perché ogni persona si esprime in un certo modo e la sua espressione va rispettata. La poesia è importante, la poesia è la vita, ha un valore. Quindi coltiviamola e invitiamo non solo i ragazzi, i giovani così, ma anche gli anziani, perché gli anziani attraverso la poesia, attraverso l'unione, attraverso il parlare, lo stare insieme, possono diventare giovani anche loro, come sono diventata giovane io. Va bene? Anche di calcio. Di calcio no, perché non mi piace, quindi non parlerei mai di calcio. Buonasera, e niente, io che cosa posso dire? Chiaramente sarei stata più felice se ci fosse stato più pubblico, però non demordiamo, perché ci rendiamo conto che quando si tratta di poesia non c'è mai un pubblico abbastanza vasto, insomma ci sono sempre poche persone, perché la poesia insomma, è un po' difficile anche da intendere. Ad ogni modo, come nasce la lettura, la poesia, un po' tutto insieme, io dico sempre questo, l'ho sempre detto, lo ribadisco, e in pratica io ho cominciato le mie passeggiate giovanissima in contatto con la natura, con le case antiche, osservando i tetti a volta, i focolari, tutto ciò che c'era da vedere nelle antiche case contadine, e tutto questo, anche gli alberi, i sentieri, le farnacine, e tutto questo mi ha ispirato moltissimo. Molto spesso anche andando con la barca, facendo il giro dell'isola, sono stata sempre pure ispirata da tutte queste rocce legate dal vento, dalla pioggia, dagli elementi atmosferici, e quindi notavo delle sculture, un po' quei giochi che facciamo un po' tutti quanti noi, ci vediamo a vedere in una roccia, in un tipo di roccia, non so, un delfino, una forma di delfino, oppure un cavallo, oppure dei personaggi particolari, e tutto questo per me è stato, come dire, di ispirazione, e mi ha aiutata molto. Cioè, ecco qua, io in quei momenti apprendevo delle cose, però non mi rendevo neanche conto, e poi sono usciti fuori i racconti, le poesie, la pittura, la ceramica, anche delle sculture di terracotta, che proprio in questi giorni mi sono messa vicino alle sculture di terracotta perché sentivo questa esigenza di modellare. E io penso sempre questo, in effetti è sempre la natura intorno che ci ispira, e ecco perché dobbiamo osservare anche il tramonto, anche la fotografia, perché anche la fotografia mi impressionava in quel momento, un paesaggio, un tramonto, oppure dei particolari di una casa, e quindi tutto questo ci aiuta per farci diventare, come dire, più sensibili alla natura e quindi anche più sensibili all'arte. Io penso che l'arte nasca così,
tutti quanti noi abbiamo dentro qualcosa da esprimere, però dobbiamo solo saperci guardare intorno. Nel momento in cui osserviamo, e quindi all'interno di noi stessi queste cose entrano nel nostro animo, nei nostri occhi, noi poi ci sappiamo esprimere certamente in qualche modo. Esperienza di stasera, vi proietteremo adesso i saluti della nostra direttrice artistica Roberta Parizza, che ci sta seguendo in diretta dal Trentino, quindi facciamole un bel applauso perché sicuramente ci sta ascoltando. Buonasera a tutti voi. La tecnologia mi permette, anche se solo con un messaggio registrato, di essere presente tra voi, anche se di certo avrei preferito esserci di persona. Ischia incontra a volte alcune difficoltà a portare avanti attività culturali degne di questo nome, per i motivi già trattati negli incontri precedenti a questo. Ma io penso che l'isola abbia invece molte possibilità, grazie a persone come quelle presenti in sala in questo momento e che, o come spettatori, o come attenti organizzatori o come collaboratori, hanno reso possibile il successo di questa e delle altre serate realizzate in questi giorni durante le festività natalizie. Senza dimenticare chi collabora da lontano. Dal canto mio sono orgogliosa di essere stata la prima, qui da lontano Trentino, dove abito, a credere nelle idee di Bruno Mancini, instancabile motore di tutti questi eventi. Non temo di peccare di presunzione quando dico che Bruno Mancini e tutti coloro che collaborano con lui, me compresa, dovrebbero essere adeguatamente presi in considerazione da chi si interessa a livello istituzionale e non di cultura. A Ischia, ma anche fuori dall'isola. E a questo proposito non mi stanco mai di ringraziare la direttrice Annicelli che ci ospita in questa sala. Il fatto che sia qui a parlarvi tramite questo messaggio vi può far capire quanto il progetto La Nostra Isola cerchi di sfruttare tutti i mezzi tecnologici, informatici e mediatici per realizzare il suo obiettivo di diffusione della poesia e della cultura artistica in generale. E analogamente forti della validità del nostro progetto e anche dei mezzi sopracitati che sempre di più intendiamo utilizzare, sappiamo di essere in grado di valorizzare anche tutte le risorse artistiche di coloro che via via si uniscono a noi. Tanto abbiamo realizzato e tanto, come già accennato da Sasha Savastano nei giorni scorsi, possiamo e intendiamo realizzare. Per ora quindi vi saluto, sperando di potervi incontrare nuovamente, anche di persona, in altre occasioni altrettanto ricche di valore culturale. Arrivederci. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Allora, la nostra serata prosegue con la lettura di altre tre poesie, nello specifico Eliga Lapinska, Luciano Somma e Sasha Savastano. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'era. Vi leggo la presentazione. Sasha Savastano, ve l'ho presentato poco fa. Eliga Lapinska è una poetessa lettone, ha tradotto lei stessa in italiano le sue poesie, poi liberamente interpretate poeticamente da altri autori del gruppo. Luciano Somma è un poeta, compositore di canzoni, ha collaborato con molte emittenti radiofoniche. Il giornale nel 2000 ha segnalato il suo nome come il nome del poeta più presente in internet.
Lascio la parola a Lucia D'Ambra per la lettura delle tre poesie, il mio grembo, telegrafista per l'appunto, il tramonto di Luciano Somma, paura di una stretta e del domani pauroso di Sasha Salastano. Riempi il mio grembo con stelle truci, senza nome, con venti dimenticati e logori e chiusi volti del futuro. Forse si desteranno, forse qualcuno li chiamerà per nome, altrimenti, spesso, saprei che sono in genere non più. Un po' di specchi, i passaporti, inconsciamente, altrimenti proprio saprei che tu non sei mai stato tra grigia e calpestata ghiaia e le stelle d'argento lontane. In questa baraonda, dove svaniscono i tragitti, la faccia fugge dagli specchi, manca la meta, e solo i venti vanno lentamente. È senza strada il mio ritorno, da te che mi riempi il grembo. Il tramonto. L'umido dei tuoi occhi non può toccare il fondo del mio cuore. È troppo facile per te inumidire le ciglia e chiedere perdono. L'attesa struggente, fatta di fuoco, esasperata dal dubbio che hai reso di ghiaccio. Ed è il tramonto per lui, fra poco, la fine di tutto. Paura di una stretta di mano, paura di una stretta e del domani pauroso. Più forte. Un giorno che mi attende e sbraita ridendo, ancora. Solo. Rinchiuso in una gabbia trasparente con infiniti occhi al naspo. I polmoni si ostruiscono di nero catrame e dati infetti. E cado. A terra, un pianeta di mille voci che non riesco ad ascoltare. Sorrido. Il nero cancro dell'anima si nutre insaziabile ed eterno. E vivo. Il niente di un ieri che non tramonta e non sorge. Più forte. La prigione invisibile che non mi lascia andare, non ancora. Andiamo a presentare adesso le ultime quattro poesie di questo nostro, purtroppo, ultimo per ora incontro di presentazione. Gli autori sono ancora Bruno Mancini e Roberta Panizza. Ci tengo a ribadire, sono l'anima del nostro progetto e le persone che hanno permesso a tutti noi di essere seduti qui stasera. Lucia D'Ambra, Bruno Mancini e Roberta Panizza. Eppure, se tu fossi stata violata, il vicino di casa maledetto, se nel patato mondo di innocenza, tu, come madre fanciulla del figlio di nessuno, tu fossi stata come vergine immolata nel tempio d'Efeso. Tu fossi stata violata come gazzella indifesa dal branco di lupi. Tu fossi stata violata nella grotta pollaio, come una preda soggiogata dall'amico di famiglia. Tu saresti rinata tra le mie braccia di pescatore di emozioni, incubata in un tenero affetto oltre ogni possibile attesa, arrivata dal vento del sud che cancella le orme maledette dei tanti vigliacchi sopratori. E non potresti perdermi. Io sono vento, io sono forza, io sono un crudo esempio di follia. Spingimi nei tuoi dilemmi di lupa insoddisfatta. Nessuno avrà il tuo scalpo. Modifica il tuo stato, rimuovi l'occupato e vieni al sole. Magari un'ora prima, nelle notti di luglio, l'ombra si schiara. Fra neutri e neri, la sua evidenza appare meno netta. Bislacca, manta, basilico e gerani, mentre io mi giro a porgerti un gelato, a prenderti la mano, tu non ricordi quante volte vezzosa tra i capelli. L'ombra mi segue. Tranquilla, lei non domanda altro, se poi si spande in lungo e in largo, sui nostri petali distratti, dal lento moto specchiato al sole, di chi vagheggia nell'eutropismo. Sì che non tema, veluta l'alba, d'essere solo l'ombra di un sigillo, ed io non sappia, verso il tramonto, lasciare indietro l'ombra di me stesso,
magari sbircio tra le finestre chiuse e immagini e segreti di chi tace. Roberta Valizza, Presato. Aspetto il grigio incolore delle mie labbra, col sapore limpido e cristallino dei tuoi baci pieni di morbido ed impaziente silenzio, e la gioia vermiglia che nel presente di anima sa di fragola dolce, nell'attimo che ancora non volge al futuro, odore greve di lontananza. Pelle. Luccicavi i chiami a stento uniti nel caparbio incendere del Diego, il filo d'argento dei sogni che ancora colgo sulla strada. Sulla strada nostra di pensieri sgranati assieme con l'ana preziosa dei giorni. Percorro di nuovo il cammino per la grotta segreta, custode a volta dei nostri infiniti desideri. Sesamo ha tradito gli amanti e la gazza solitaria urla maligna e lontana la sua gioia, ma scaggio di fortuna il cuore e di brandelli vestiti, pesco ancora ostriche d'amore nei tuoi occhi di cielo e di castoro sfarzosi ti amo. Un applauso ancora a Lucia D'Ambra che stasera abbiamo il piacere di ascoltare. Siamo giunti alla chiusura. Spetta a me l'ingrato compito e l'onore di chiudere questo ciclo di 6 appuntamenti iniziato il 27 dicembre. E noi abbiamo preparato un testo per congedarci e salutarvi, un testo che racchiude anche un po' quello che è il nostro manifesto ideale. Sentirci poeti, modestamente dilettanti, anche se apprezzati da critici e da altri scrittori, anche se vincitori di premi e di attestati, non basta a dare respiro a quella che infine abbiamo compreso essere la vera ambizione di tutti noi artisti. Liberarci dei sogni e dei dubbi che sono state le prime tre matrici delle nostre ispirazioni, aprendoli alla conoscenza collettiva. Leggere. Noi vogliamo essere letti. E questa la catarsi ambita molto spesso inconsciamente dalla maggioranza di coloro che si dedicano alle arti letterarie. Molti di voi sanno che il progetto La Nostra Isola nasce proprio dal desiderio di costruire una tribù di artisti, poeti, narratori, pittori, eccetera, che non si accontenti di rimanere segregata tra le quattro mura dei propri siti, nel caso di internet ovviamente, ma decida anche di dare battaglia con le stesse armi e sullo stesso campo dove spadroneggiano banalità edulcorate, omologate e massificate, e voglia farlo accettando di utilizzare a tale scopo alcune forme pubblicitarie come veicolo promozionale. Ecco pertanto che la nostra proposta di base, la proposta di base del progetto La Nostra Isola, è stata fin dall'inizio quella di consentire che sponsorizzando i nostri volumi di poesie, senza dubbio gli autori dei testi, ma sicuramente anche le aziende commerciali, ottenessero notevoli benefici quali potrebbero essere considerati quelli derivanti da una rete alternativa di distribuzione dei testi. Una forma innovativa di pubblicità aziendale, un nuovo strumento di propaganda personale, il rafforzamento di contatti operativi tra cultura e aziende. Le gratificazioni per il serio lavoro di scrittori, artisti ed imprese commerciali e, non ultimo, il vantaggio derivante dall'effetto sorpresa conseguente alla novità dello strumento utilizzato per promuovere i propri prodotti. A noi piace, senza dubbio è una cosa ovvia, affermare che nessun libro viene cestinato prima ancora di essere sfogliato, come viceversa viene per i libriani, per le brochure, per i volantini, per i cataloghi e via discorrendo. E la nostra esperienza ci dice che i libri e i loro contenuti, siano anche essi messaggi pubblicitari, vivono e vengono letti da più generazioni, continuando a far della mostra di sé nelle case e nelle librerie, perché i libri sono cultura, serenità, malizia, i libri aggiungono valore agli auguri, i libri aumentano il pregio dei legami, donano intensità emotive, i libri sprigionano emozioni, i libri offrono esperienze insostituibili, rappresentano patrimoni di conoscenze e arricchiscono competenze. I libri sprandano seduzioni, suscitano serenità, adornano di charme e diffondono culture, i libri posseggono fascino, i libri infondono distensione. I libri non ingannano, ma ammaliano.
sono tranquillità, sono suggestioni, sono tentazioni, sono lusinghe, sono confronto e sono tanto altro ancora. Bruno Mancini, Roberta Panizza e tutti noi pionieri di questo progetto che ha un primo impatto, poteva apparire velleitario o anche magari un po' inutile, durante gli ultimi 3 anni di impegno nello sviluppo dell'idea embrionale non abbiamo voluto costituire un'associazione o dare al nostro progetto una struttura codificata e normalizzante, perché pensiamo che la casa della cultura debba essere priva di tessere, debba essere priva di biglietti di invito, di titoli di riconoscimento e debba essere in concreto un luogo dove si possa entrare senza altro obbligo se non quello di donare arte, i cui requisiti da sensazioni ed emozioni ci piace definire con una sola parola: creatività. Agire senza predisporre un'organizzazione atta a pianificare e normalizzare gli eventi che abbiamo inteso proporre è stata una grossa scommessa che ha messo più volte in discussione la continuazione e la sopravvivenza del progetto. Ma oggi, di fronte a tutti voi e alla vostra partecipazione, e alla partecipazione di chi da casa ci sta seguendo via internet, possiamo dire a voce alta che il primo e più importante obiettivo del nostro progetto culturale è stato centrato. La poesia di Ischia oggi ha riconquistato il palco di primo piano che le compete. E ciò grazie agli organi di informazione come Tedeschi, il Golfo, il Corriere dell'Isola, Benedetto Valentino, Ischia Blog, TG Ischia, Epicentro, Poesie d'Intorni, Madre Napoli, Arte in linea con i tempi. E grazie anche agli sponsor che hanno voluto sostenerci, che sono l'Hotel Miramare, l'Hotel Mare Blu, l'Hotel Parco Verde, e ovviamente a tutti gli autori a cui vorrei dedicare l'ultimo applauso della serata, che hanno fatto con noi, hanno presentato le loro opere: Luciano Giomma, Annunzia Binetti, Virginia Murru, Katia Massaro, Antonio Vencalini, Nicola Pantalone, Lucia Micelli, Roberta Panizza, Bruno Mancini, e grazie a tutti voi che ci avete sostenuto nel corso di questa bellissima avventura che abbiamo vissuto a cavallo tra 2010 e 2011. Noi da Ischia ora intendiamo muoverci verso generaggi con altre globalità italiane. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma il nostro spirito rimarrà sempre lo stesso e sempre intatto. Alla prossima! Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno. Progetto culturale La Nostra Isola. Un saluto ed un arrivederci dalla Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Po. Vivicentro TV. L'amore insieme a te. Lucia Annicelli. Era una musica. Bruno Mancini. Intensa, dolce. Roberta Panizza, Antonio Mencarini, una volta c'eri tu, Luciano Somma, se ci penso mando tutto all'aria, Nicola Pantalone, anche se so che ormai, Katia Massaro, volta, nella mia vita, Nunzia Zambardi, non ritornerà. Sasha Savastano, Enzo Boffelli, Lucia D'Ambra, si augurano che abbiate trascorso una piacevole serata con le poesie e gli artisti dell'antologia poetica Ischia, Mare e Poesia.